Nel borgo di San Gregorio, sapore di mare, l'immancabile appuntamento estivo con la sagra del pesce, inserita nel calendario delle manifestazioni estive di Capodorlando con la degustazione di pesce azzurro. Nella piazza Melitta Damiano, centinaia di chilogrammi di pesce appena pescato e cucinato al momento sono stati offerti a turisti e residenti in una serata ricca di allegria e spensieratezza. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Capodorlando in collaborazione con le cooperative dei pescatori orlandini. È stata una bella serata, musica, pesce, vino e pasta con le sarde a volontà. Ritengo che sia stata una serata favolosa. La gente continua ancora a venire, noi siamo qui a friggere sempre continuamente. Grazie anche al primo dei primi piatti che hanno aderito alla tartaruga e le tre cooperative che si sono date da fare in tutto e per tutto. E direi che queste cose, queste sagre bisogna farle spesso e volentieri perché fanno bene al paese e direi che è importantissima una cosa del genere. Una tradizione storica e culturale, scopo della sagra, far conoscere soprattutto ai turisti le qualità e i valori nutrizionali del pesce azzurro di cui il nostro mare è particolarmente ricco. Questa non è una semplice sagra ma vuole essere un momento soprattutto di promozione e valorizzazione di un nostro prodotto, di un prodotto che proviene dal nostro mare. Noi intendiamo valorizzare sempre più e trasmettere una cultura che è a difesa del nostro pesce, del pescato, del nostro mare.